Vi sto inquadrando il pollaio a questa boscaglia perché è qui che verrà il progetto del dehors esterno del pollaio. In due parole, vedete i picchetti che ci sono per terra? Ho già delimitato la zona. In pratica verranno questi 15 metri quadri circa di zona completamente protetta, chiusa con dei ferri zincati che dovrò tagliare a misura e saldare questa mattina. Il tutto verrà ricoperto con una rete per polli, quella a maglie da 10, però non c'è da preoccuparsi perché tutto intorno avverrà il recinto elettrico e i pali sono infilati nel terreno per circa 20 centimetri. Le mie galline sono alte circa 40-45 centimetri, quindi mi tengo a un'altezza di 60 fuori terra e dovrebbero avere così la possibilità di mangiare erba fresca, perché quella nel pollaio ovviamente è finita nel giro di pochissimo tempo. L'apertura di tutto questo ambaradan sarà qui. Qui metterò la porta con apertura automatica di AgriZone. Mi è piaciuta e quindi la utilizzo e la metterò qui. Verrà tutta una parete in alluminio e verrà poi applicata la porta. Bene, mi metto al lavoro. Non voglio toccare l'erba perché ovviamente sarà il loro giochino, quindi cercherò di lavorare il meglio che posso con l'erba alta, insomma. Il lavoro comincia a prendere forma. Allora, vedete quest'asta lunga che provvisoriamente ho incastrato lì perché devo cominciare da qualche parte. Ho tolto la corrente alla recinzione elettrica, sarà l'ultima cosa che sposterò perché non è detto che finisca oggi. E questo arriva fino lì. Adesso comincio le saldature. Ovviamente questo pilone si sposterà per dar sostegno alla parte centrale perché tende a flettersi naturalmente. È un tondino da 1 cm, è zincato così non ho problemi di ruggine. Ovviamente ho dovuto fare le aggiunte perché in macchina più di 2 metri non ci stanno, ho la macchina piccola e quindi vado avanti con i lavori e ci rivediamo quando siamo più o meno alla fine della struttura. Allora, 2 ore di lavoro, questo è il risultato. Ho fatto giusto giusto la struttura, lo scheletro, è una sorta di parallelepipedo, non è volutamente in squadra perché ho voluto prendere quanto più spazio possibile in base alla conformazione del mio terreno da destinare insomma alle galline. Adesso, dal momento che se mettessi la rete qui si affosserebbe, sarebbe anche brutta da vedere e non voglio caricarla con altro ferro, semplicemente metterò quel rotolo di fil di ferro, unirò i longheroni e vi appoggerò sopra la rete. Io penso che ci sarà ancora un giorno di lavoro perché poi il grosso del lavoro sarà legare la rete e farla a L per terra. Lo spostamento del filo elettrificato sarà l'ultima cosa che farò. I paletti per terra sono semplicemente infossati di 20 centimetri, quindi è tutto rimovibile e spero che non mi facciano pagare l'IMU perché è venuto fuori una struttura interessante. Un'altra oretta di lavoro e ho finito di montare i sostegni che terranno poi sulla rete. Ho fatto dei quadrati più o meno regolari, tranne alla fine dove sono venuti fuori dei rettangoli. Va bene lo stesso. Ecco qui, la struttura è praticamente finita. Adesso comincio a montare la rete, dovrò ancorarla poi lì al pollaio, alla rete del pollaio, quindi dovrò rinfilarmi dentro e questa è la cosa difficile perché il posto è un po' stretto per me. E quindi verrò poi giù con la rete, la piegherò a 90 gradi, ne lascerò un pezzo per terra, la ancorerò col fil di ferro anche quella al terreno, dopodiché ci verrà tutta la rete elettrificata intorno. Dal momento che gli isolatori per il ferro mi sarebbero arrivati troppo tardi, ho fretta di finire il lavoro, farò lo stesso sistema che ho usato per il pollaio. Pali di legno, questi sono da 5 se non sbaglio, tagliati a 48 centimetri, foro con punta da legno da 4, dopodiché si avvitano a mano. Ecco, vedete, li ho messi a distanza di 20 centimetri sia da terra che uno dall'altro. Ecco qui. Palo viene così, questo è il terreno. Se in fase di montaggio mi dovessi rendere conto che 20 cm sono veramente troppi, semplicemente lo giro, lo metto un pochino più su e giro gli elettrificatori. Insomma, si può adattare, non è nulla di definitivo. Allora, sto lavorando sul dehors esterno delle galline, sono proprio 20 centimetri. Mamma quanto sei curiosa! Ah, sono due, guarda, mi ricorda quelli che guardano i cantieri, eh? Splendide creature. Qui tutti che guardano, ma nessuno che aiuta, eh? Sto legando le 2 reti e una sull'altra, poi le capovolgerò, quindi un pezzo alla volta, vedete, col fil di ferro,
è un fil di ferro da 1.4, molto sottile, però è plastificato, quindi questo mi permette di farlo durare a lungo perché non si arrugginisce. L'avevo già utilizzato lo scorso anno, mi sono trovato bene. E leggo tutte le maglie delle due reti. È un lavoraccio, fino adesso ho fatto, fino lì avrò fatto 3 metri, si perde davvero molto tempo, ma io lo sapevo che il grosso del tempo andava perso per queste cose qua. Comunque è da fare, non si può fare altrimenti, non bisogna lasciare buchi nella rete, altrimenti se riescono a scavalcare si infilano e buonanotte. Dopo 3 giorni di lavoro questo è il risultato. Ho fissato la rete per terra con dei ganci, con del fil di ferro molto spesso, ve lo mostro che è qui. È un fil di ferro plastificato, robusto, quindi non ci sono problemi poi di ruggine. Ho deciso alla fine di invertire i pali che tengono gli isolatori, perché 20 cm da terra non ho troppi, mi sono reso conto che sarebbero passati sotto, quindi devo solo fare attenzione adesso a tenere pulito, perché sennò è inutile. Cosa mi manca? Allora adesso vi spiego. Devo fare la giunzione del filo elettrificato, non si può unire come un filo elettrico normale perché all'interno ha soltanto 2 filetti. Si potrebbero spellare questi filetti da una parte e dall'altra e unirli. È un sistema che a me piace poco, onestamente. Ci sono degli appositi fermi, vi lascio qui in sovrimpressione, li avevo già utilizzati, costano un pochino però danno un risultato migliore in termini di sicurezza di passaggio di corrente, e quindi li ho ordinati, devono arrivare e mi devo fermare. Mi sarei fermato comunque perché danno pioggia e a me fare le cose di fretta con il rischio poi di non dover terminare non mi piace, quindi mi sono fermato con questa realizzazione. In realtà adesso vado a montare la porta, mi metto nel mio magazzino, monto la porta e poi devo soltanto più installarla. Bene, sono circa a occhio 15 metri quadri, non è poco, l'ho un po' pestata, però siccome danno pioggia per i prossimi 2 giorni sono sicuro che verrà fuori un bel cespuglio, si riprenderà e quindi casca fagiolo un po' di pioggia, insomma. Allora, qui è aperto, ci sto lavorando, si avvicinano piano 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 piano, ecco che forse, vediamo un po' se capisce che può uscire. Dai, dai, è la più temeraria, dai, non gli sembra vero, non gli sembra vero, tutte e tre, queste sono le più anziane, sono le veterane, guardate, piano piano, prima con la testa, vediamo un po' se fa il passo. Oh, va, che forse l'hanno capito. A volte le barriere sono solo limiti mentali, Questa frase l'avevo letta. Dai che ce l'hanno fatta. Oh, va. Adesso farà la apripista. Partita lei, partiranno le più anziane e poi a ruota arriveranno le più giovani. Oh, mamma mia, che sembra vero, poverine, guarda. Un mare di verde. Ecco, adesso le altre la copieranno piano piano. Tutto questo lavoro per questo momento. Sono contento davvero perché ho dato loro la possibilità di brucare un po' di erba, invece portargliela sempre io, finché resisterà ovviamente, perché poi loro faranno tabula rasa. Ecco, dai, stanno prendendo coraggio e non si sposta ancora da qui, ma tutto questo lavoro per questo momento. Finalmente sono riuscito a terminare, è passato circa un mese dall'ultima volta che ho aggiornato il video per il semplice fatto che ha sempre fatto cattivo tempo, quindi non potevo iniziare il lavoro e lasciarlo a metà, dovevo cominciare e finire perché dovevo spostare il filo, adesso ve lo faccio vedere. Allora, questa è la porta montata, così è aperta tutta, ho tagliato 3 strati di rete, l'ho girata al contrario così da essere reversibile come lavoro, il giorno che non voglio più tenere la porta qui, ripiego la rete, la leggo e ho risolto il problema. La centralina è impostata su
lati off, quindi è attivo il crepuscolare. Là sotto ho messo la centralina invece con la batteria interna, quella a litio, del pannellino solare. Adesso andiamo fuori, vi faccio vedere come ho montato il pannellino. Devo isolare meglio la centralina e ovviamente la centralina della porta. Il filo della centralina l'ho fatto passare sopra la rete, il pannellino solare l'ho messo sopra il dehors direttamente sulla rete, l'ho fissato col fil di ferro ai quattro lati, non si muove, è stabile e qui c'è sole tutto il giorno praticamente. Ho allungato il filo, quello della recinzione elettrificata, ho fatto più aggiunte, ho comprato i connettori giusti, quindi l'ho connesso su due o tre livelli, dipendeva un po' dall'altezza. Qui ho lasciato due livelli. Devo solo essere bravo io a tenere pulito là sotto, perché è un attimo che cresca l'erba. Se vedo che non riesco, alzerò di 10 cm, ma volevo tenerlo così perché è più sicuro per gli animali che cercano di scavare. Comunque, se avete visto tutto il video, qui la rete è a L per 50 cm fuori ed è ancorata con dei ganci per terra, quindi anche se iniziano a scavare non ci riescono perché c'è la rete. In alcuni punti ho fatto la giunzione, così per avere più tensione e corrente sui fili. Ho provato, io ho il fondoscala del mio tester, questa è una recensione da 10.000 volt, il mio tester è 8.000, arrivo a fondoscala, quindi va bene così. Loro sono già all'opera, piano piano sono uscite tutte, anche le tre più giovani. Il problema di fondo è che le anziane le ricacciano dentro perché vogliono tutto per loro, c'è una gerarchia fortissima. Questo è il dehors terminato, è stato un bel lavoro, è impegnativo dal punto di vista economico sì, ma soprattutto di tempo, perché saldare, legare tutti i tubi e mettere la rete soprattutto è stato un lavoro veramente, mi ha portato via quasi 3 giorni, solo la rete me ne ha portati via 2. Alla fine sono contento perché a loro serve razzolare, serve mangiare quello che trovano. Una gallina felice produce di più, è meno stressata e soprattutto sta meglio, adesso a prescindere dalla produzione, ma sta meglio lei, vedete? Questo è il loro habitat. L'ho fatta alta 70 cm, alla fine loro sono alte circa 40, quindi riescono a stare anche in piedi agevolmente. Questa è una delle più giovani che ho. Bene, ora la sera, per qualche sera consecutiva, con la telecamera interna controllerò che loro siano tutte al loro posto e che la porta non si sia chiusa lasciandone qualcuna fuori. In tal caso verrò qui e cercherò di farla rientrare se riesco, altrimenti passerà la notte fuori, ma come vi dicevo questo è un piccolo bunker, qui non entra nessuno, insomma, spero. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per avere un piccolo spunto per realizzare, io lo chiamo dehors, ma insomma una costruzione esterna completamente sicura da predatori, sia dalla parte alta, io ho i rapaci che ogni tanto ne portano via una del vicino, a me non è mai successo perché ho sempre messo la rete anche sopra. In questo modo sono riuscito ad aumentare la metratura del pollaio, il volume insomma, e ho cercato di dar loro quanta più buona vita possibile, ecco, diciamo così. Se vi è piaciuto un video lasciate un like, iscrivetevi al canale perché io pubblico spesso e gli aggiornamenti, se non siete iscritti, non vi arrivano. Quindi iscrivetevi al canale, se vi fa piacere cliccate sulla campanella, così vi arrivano tutte le notifiche delle mie uscite. Se mi volete seguire, condividete con i vostri amici. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.